Amici della Cambuzza di Nicco, ciao e bentornati. È una domenica sera. Sono solo, ho poca voglia di fare qualsiasi cosa, ho aperto il frigorifero e ho trovato una zucchina, un cipollotto, del parmigiano grattugiato, buono, 24 mesi, Biolzi e Borlenghi, e un culino, guardate, di mortadella, la mortadellina questa buona, questa è veramente buona. Poi ho aperto il cassetto della pasta e ho trovato questi fusilloni speciali. Mettiamo insieme proprio la ricetta svuota frigo. Per prima cosa, mondo cipollotto. Levo la prima parte, quella un pochino più esposta, anche se l'ho lavato, quella un pochino più coriacea. E di questo cipollotto profumatissimo io vado a usare sia la parte bianca sia il gambo verde in due modi diversi. Quindi la parte bianca, tac, la taglio e ci faccio un piccolo battuto. Sono da solo, posso anche darci dentro con la cipolla. Fine sì, ma non troppo. Mi piace che un pochino la cipollina, questa qui fresca, si senta al morso. E poi con i gambetti leviamo le punte che sono abbastanza brutte. Con questi gambi qua vi faccio delle piccole rondelline verdi, sottili, da aggiungere al fusillo appena cotto, da mettere praticamente a crudo, devono solamente sentire il calore della pasta. È profumatissimo il gambo del cipollotto, questo va usato sempre, non lo buttate, è un peccato mortale. Eccoci, li ho mescolati, sono stato un fenomeno, quindi ora devo anche durare fatica a dividerli. E poi qui ho la zucchina, levo la testa, levo il sederino, prendo il fantastico pelapatate e di questa zucchina a me interessa fondamentalmente solo la buccia, che è la parte più saporita, e ci faccio degli spaghetti da lasciare così. In uno specchio d'olio ho messo il cipollotto a soffriggere delicatamente, mi è andato anche un pochino di verde come vedete, ma di poco, anzi non è per niente un male. Appena incomincia a cambiare colore ci metto un po' d'acqua. Qui ho lavorato di coltello, ho fatto ancora più fine la buccia della zucchina, l'ho resa proprio bellina fine. Con questa non si butta via, questa si può fare trifolata, ci si può fare un brodo vegetale. E poi mi è venuto in mente, cosa ci sta bene con la zucchina e anche col cipollotto? Lei ci sta bene, la menta. Cosa faccio? Levo le foglioline, che le utilizziamo quando sarà il momento, a crudo. E il rametto, carico di oli essenziali, lo acciacco un po' e lo scaffo dentro la padella. Ecco fatto. Abbasso il fuoco perché, vedete, sta cominciando a soffriggere bene. La cipolla sta per cominciare a diventare traslucida, che è esattamente quello che voglio io. E a questo punto non deve diventare abbronzata. Ecco, sta diventando traslucida, deve stufare e io ci metto un pochino d'acqua. Lasciamola stufare in santissima pace, vai. La cipolla ha preso tutta la sua stufatura bellina bellina, levo i due rametti di menta e vado a mettere in padella la buccia della zucchina, gli spaghetti di buccia di zucchina.
Poi, avete visto qui ho messo un padellino? Accendo il fuoco sotto il padellino e con un padellino ancora freddo io ho fatto delle listarelle di mortadella di queste dimensioni. Guarda, le fa vedere anche Vittoria. E le metto nel padellino ancora freddo a croccantizzare. Ci ne manca una. Mettila. Faccio leggermente appassire questa, non mangiare la pasta cruda, faccio leggermente appassire la buccia della zucchina e croccantizzare la mortadella. Guardate qua, le zucchine sono esattamente come le voglio io, hanno ancora mantenuto quel bel colore verde intenso, sono morbide ma non sono sfatte, quindi spengo il fuoco. Qui la mortadella, guardate come sta sfrigolando bene, guardate che meraviglia, questa starà durissima, anche qui spengo il fuoco, sarà durissima non mangiarla prima che sia pronta la pasta. Ora ci vuole il tempo che ci vuole perché questi fusilli un po' di cottura la vogliono quasi 15 minuti, insomma. La pasta è giunta a cottura, manca quel minutino che io faccio sempre mancare per essere perfettamente al dente, anche dopo che l'ho saltata, ecco gli ultimi due, sì. No, c'è un altro? La pasta rilascia una quantità di amido strepitosa e quindi è molto torbida l'acqua, è bene così. Gli do una prima insaporitura così, veloce. Poi ci butto le rondelline di gambo di cipolla e le foglioline di menta che straccio a mano, non al coltello, così tirano fuori molto gli aromi, molto gli oli essenziali. Ecco fatto. Guardate che spettacolo. E ora la parte golosa e cicciona. La mortadella. Ah. Spengo il fuoco. Una corretta dose di questo spettacolare parmigiano reggiano. E la pasta è super pronta, super buona, super golosa.